Buonasera a tutti voi in studio, naturalmente agli amici che ci seguono da casa, qui al Minuto Politico, come di consuetudine, l'ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, buonasera a tutti, leader del movimento politico. Molto buio Femociaro, ormai... molto buio Femociaro. Sì, ormai l'ho imparato, perché esatto. Devo dire la verità, lei è spessissimo qui da noi, direi sempre qui da noi. Ormai sarete anche stufi di vedermi, no? No, non dica così, assessore, assolutamente no. Ci fa piacere averla qui con noi, ormai è come dire... È un po' a casa sua, no? Infatti anche a casa mia i stufi di vedermi, per quello te lo dicono. Invece l'assessore è molto 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 seguito da casa. Ci sono tantissime persone che ci scrivono da casa per avere delle curiosità. La prima su tutte naturalmente è di che cosa si occupa nel suo comune, perché ancora non si è capito. Guardi, è una domanda impertinente proprio, corretta. Pertinente, direi pertinente. Senz'altro, perché proprio mi hanno appena cambiato le deleghe. Lei sa, e anche la mia collega in studio saprà quanto che è difficile per un assessore quando ti cambiano le deleghe. Mi ha messo all'urbanistica, a mia all'urbanistica. Ma lei ha delle competenze? Competenze all'urbanismo. Non so neanche come fare una casetta con i Lego a elementari mega bocciai in geometria, perché non so come fare i cornicette. Questo che sappia di urbanistica è un disastro. Io cerco di impegnarmi. Questo può essere anche, per carità. Sono autodidatta. Cosa vuoi? Autodidatta, assessore. Bisogna saperne di delizia. Io non è che me ne edilizia, intendo. Edilizia. Bisogna conoscere le normative vincenti. Io non vigenti, no, no, cosa assessore. Insomma, io però la colgo questa sfida, sarà una sfida ostrica. Ma ci crede che ogni giorno mi passano carte che io non so neanche quello che firmo? Ci crede che non so neanche quello che firmo? E ci credo e come, assessore, ci credo e come. Senta, assessore, piuttosto, per firmare certe carte bisogna avere delle competenze. Mi pare di capire che lei non abbia competenze rispetto all'assessorato che le hanno appena dato. Il rispetto è sempre importante. No, dicevo rispetto a un'altra cosa. Comunque, quello che appunto mi chiedo a questo punto, lei dovrebbe avere delle competenze anche per pensare al suo futuro. Senz'altro. Perché... Tra non molto finirà il suo mandato, pertanto insomma si dovrà occupare anche di altro. Lei immagino abbia già programmato il futuro. Ho già tutto in mente. Molto bene, molto bene. Ho in mente un progetto nel settore della tecnologia. Ah, che bello. Io penso che il futuro sia in mano dei droni, la microrobotica, detta anche robotinica, robotinica. No, non credo che sia questo il termine esatto, però se mi fido di lei, perché forse lei mi pare molto più ferrato sull'argomento di me. Mi sono appena inventato un neurologismo, appunto. Come si dice? No, è un neologismo, ma nel suo caso neurologismo. Secondo me ci sta benissimo. Ogni modo, entrerò nel mercato delle stampanti 3D. Questa è la mia scelta. Allora, ho già in mente il processo produttivo. Bello. Acquisto materie prime, mi crompo una stampante 3D. Sì, beh, mi pare abbastanza bene. Senz'altro. B. Produzione. Sì. E ora, con la stampante 3D che mi ho comprato, mi stampo una stampante 3D. Così che ne godo. Dopo, tacco a spina anche la seconda e stampo un'altra due stampanti 3D, così ne ho quattro. Ho calcolato che in mezza giornata dovrei arrivare una cinquantina di stampanti 3D. Sono mezza giornata, esatto. No, scusi assessore, ma io non credo che funzioni così. Sì. Te sai cosa che sei stampanti 3D, no? Sì, certo che sì. Sono delle stampanti, naturalmente, come le stampanti classiche, però al posto di stampare dell'inchiostro su carta, realizzano degli oggetti. E ora, Vito, con una stampante 3D che me lo stampare, mi tengo in ufficio una. Mi stampo un'ape cross. E ora carico tutte le stampanti 3D. Carico tutte le stampanti 3D e mi metto in parte strade, come i camiti che vende Amfore. Ma per piacere, vende le stampanti 3D. Prendo stampanti 3D, no, è un mercato. Questo è il punto, c'è la distribuzione e la vendita. Ho in mente il business plan e anche il nome dell'azienda. Eccolo là, adesso io attendevo con ansia di sapere il nome. Canon. C'è già, tra l'altro, Canon. No. C'è già. No, è mia all'accento, Canon. Ecco, infatti, solo uno che se ga a fumare poteva immaginare un nome del genere. Va bene, assessore, che dire, noi diamo la linea di nuovo in studio, speriamo che voi abbiate le competenze, anzi sono certo che abbiate le competenze per poter intrattenere una splendida puntata. Qui con me l'assessore Ciano Contin, a voi in studio. Se te dici, già che siamo con stampanti 3D, te ristampo anche a te, ti faccio 10 cm più grande, se te vuoi. Fatta battuta.